Ho comprato della carta TJ Maxx in più perché io la mia carta velina che mi piace l'ho comprata su Etsy, ma non mi è ancora arrivata. Quindi mi piace, dato che questo è il sale e pepe che ho comprato, si vede in un altro mio video. L'ho prima incartato con questa bellissima carta che è natalizia che mi avevano regalato l'anno scorso, che è molto bella, guardate. Però questa avrà un doppio. Poi, dato che questo è il Nutcracker, qua dentro sono i Nutcracker, ho scelto, ho preso questa carta velina, che la vedete qui, che ho preso da TJ Maxx, che la trovo adorabile, dato che è nello stesso tema del regalo. Niente, e metterò anche un po' di questa carta bianca. Farò i fagottini, no? Adoro fare i fagottini. Quindi ho fatto il fagottino e ho questo nastro qui. Faccio vedere ora, dato che normalmente io non uso carta in nessun modo tema natalizio, però questa volta volevo fare qualche cosa così. Su Etsy ho preso queste libellule. Guardate com'è carina, come mi sono arrivati da una signora che le fa. Ne ho presi 8. Sì, sono fatti. Le potete anche fare voi, no? Guardate com'è. Qui sopra lei li ha dipinti. Qui sono dipinti da lei. E li puoi usare come sull'albero. Però io li ho messi sui pacchettini, no? Ne ho presi 8 di questi, sono adorabili. Andranno molto più carini con altra carta che mi sta arrivando, però la volevo usare per quello. Però ho altra carta che mi sta arrivando in temi diversi, che potrò usare questi. Mi sono arrivati ieri, mi sta arrivando un po' alla volta. Poi stavo notando che questa busta ci potrò mettere qualche pensiero, riutilizzarla. Si può anche chiudere così. E lei le manda perché le persone po la posso riutilizzare. Per metterci un pensierino dentro, che farò, qualche piccolo pensierino. O forse anche il bigliettino di Natale. Molto carino. E mi ha mandato, questo era così. Quindi posso usare anche questo. Riciclo is good, infatti se il riciclo è buono era fatto, lei me l'aveva mandati così, quindi questo lo posso anche riutilizzare, perfetto. Io conservo tutto perché si può usare. Adoro, questa avrà come doppia confezione, quindi questo è così, ho messo il fiocchettino e ora ci metterò una cosa speciale, no? Queste le ho prese su Etsy, sono libellule, guardate, possono anche essere, sono fatte di cartone, le puoi anche usare sull'albero e la uso qui. Mi piace mettere sui regali quello che puoi usare anche sull'albero, no? E imbellire il pacco così. Questo lo taglio. Poi li faccio altri modi, però questo è una. Dato che riprende poi il blu, questo è un piccolo fagottino che ho fatto con la libellula che porta una semplice, no? Quanto ci vuole? Ci vuole la carta che ho preso a TJ Maxx. È la libellula che lei potrà usare sul mettere sull'albero, no? Parlando di funghi, io ho comprato 3 funghi, due per regalare, ho preso da Target e ho preso uno per me,
da World Market. Me lo faccio vedere, questo è più piatto. Vedete com'è fatto? Lo adoro. È simpatico, no? È spiritoso. Vi faccio vedere quello marrone che non mi era arrivato quando ho fatto l'altro video. Quello è per regalare. Io ho finito di fare tutto il mio shopping. Basta. Questo, avete visto il celeste? Questo mi è arrivato dopo, non l'avevo ripreso nel video. Questo è l'altro fungo, questo. Io sono rincoglionita un po' con questi funghi in cuscino, ma ce l'hanno tutti, no? Questo è quello, è un rust, ruggine, marrone, che devo anche regalare. E mi è arrivato dopo, è di sempre di John Darien e l'ho preso da Target. Mushroom Pillow. E questo è molto delicato, questi sono solo per figura, eh. Questo è molto più grande del mio che ho ripreso. Fatto veramente bene. Che ne pensate? E poi questo sarà interessante metterlo con la carta velina. Devo cercare. No, ho comprato della carta velina che andrebbe perfetto per questo regalo. Ora mi è venuta un'idea, devo fare un altro pensierino a un'altra persona e voglio prendergli un cuscino, però non questo, proprio un altro, proprio però regalare cuscini, a parte questo è a funghi, però se capite lo stile delle persone, i loro gusti, pensate che i cuscini fanno bei regali, eh? Vabbè, no, se a voi non piace i funghi, sono cuscini di tantissimi tipi, dipende dal gusto della persona. Ok. Mi è arrivato un regalo per Natale in questa scatola qui. Io lo apro, vi dico quello che mi hanno regalato. Speriamo, io non ho visto ancora niente. Mi è arrivato, questo è fantastico, ma è uno dei miei desideri. Mi è arrivato due scatole di idrolitina. Due scatole. Grazie, perché è una cosa che volevo, lo so. Nessuno le usa a parte me. Due scatole di idrolitina. Grazie Roberta. My wishes come true. Poi è arrivato. Oh, questi mi manda sempre. Guardate. Questi, lei me li manda. Questi, sa cos'è? Il mio tavolo di Thanksgiving sarà in blu. Li proverò anche a usare con quelli di stoffa. Troverò qualche modo. Carini. Poi mi è arrivato questo. Carini, I love. Oh, questa scatola è veramente profumata. Vediamo qui che c'è. Poi, andiamo qui. Ha mandato delle, come sapete, io adoro queste borse. I love autumn. Love. Questa me la posso mettere in borsa perché l'altra era talmente usata. Poi ci scambiamo a totes. Questa è l'altra. Viva la vida. Non so di che negozio è questo. Questo è Frida Kahlo, Viva la vita. Non so che negozio è questo. Poi qui c'è questo contenitore, questa cosa qui con campioncini. Vediamo che c'è qua dentro. Vediamo che c'è. C'è. Oh, questo di Dr. Aushka, questi sono tutti i campioncini. Wherever you go, go mud. Questo è carino che lo puoi appendere in bagno. C'è un campioncino di Daily Hydrating di Dr. Aushka, buon brand. Poi di olio latte, struccante nutriente, crema piedi, Kiehl's. Infatti questa è una buona crema e ce l'ho. Di Ultra Facial Cream, di Kiehl's. Questa ce l'ho full size. Questa è buona per la borsa. Ah, crema corpo rassodante. Poi andiamo qui, Belle Orangère di Fragonard, ci piace. Poi dell'erborario Rosa Purpurea, Purple Rose, di Sobio Anti-Aging Cream, carino. Questo è Savon Liquid Marseille, sapone di Marsiglia. E questo è Erborario Alba in Asia, Dawn Over Asia, Foot Balm per i piedi,
Un altro crema piedi, guarda che a me i piedi nell'inverno si distruggono, questo è molto comodo. E questo è una crema a base di urea che probabilmente si mette nei piedi. Penso. Poi leggo, non leggo il tedesco, ma c'è scritto in italiano. Non c'è scritto neanche in inglese. Non c'è scritto in inglese. E urea e... Poi leggo, non ho capito. E quest'altra è un bagno doccia tonificante di biodetergente corpo, cardamom and ginger, nice. Queste cose qui. E poi c'è quello che penso, vediamo cos'altro c'è qua dentro. Oh, aspetta, che altre cose. Oh, c'è qui, che c'è qui? Qui c'è, carino, queste buste. Qui dentro c'è, vediamo, questi sono tags, bigliettini di Natale, guardate qui, carini questi, guardate, e questi sono tipo quelli tipo che io compro, le cartoline, no? Infatti ho buste per questo, quindi questo mi aiuta tanto, guardate, guardate come sono carine queste. Queste carine queste. Poi mi hanno dato dei stickers che si mettono dietro le buste, cordoncino, cose così. Come sapete, da notare che anche lei, sai, queste fantasie con la libellula, ecco la mia, guarda, gliela dovrei mandare, mettere il suo bigliettino qui dentro. Guardate. E poi qua. E qua dentro questa è solo una busta, penso che sono una busta. Sì, perché io e lei ci piacciono le buste, no? Anch'io sono patita per queste cose, guardate qua. Non so dove le ha prese, in quale negozio le ha prese, molto carine. Poi c'è un bigliettino di Natale, questo è un altro regalo. C'è scritto tanti auguri di cuore, meritate. Meritate vacanze di relax e serenità, un abbraccio Roberta, Natale 2024, carine queste, vero? Vediamo che c'è qua dentro. L'apriamo insieme. Non so se questo è un fiocchettino che gli avevo mandato io, o forse perché anch'io ce l'ho questi. O siamo sorelle. Proviamo a aprire. Ok, vediamo che c'è qua dentro. L'idrolitina è uno spasso, era una mia richiesta, Te l'avevo chiesto se me la può procurare. Ora devo comprare la bottiglia, non ho la bottiglia. Qua dentro che c'è? Aspettate, qua dentro c'è. Vediamo che c'è qui. Wow, guardate qui, sono a posto qui, È di un negozio di La Saponaria, Rosa e Karité, bio sapone, queste che mi piacciono a me. Questo mi fa molto comodo perché i saponi solidi, ne ho messo uno e sono quasi alla metà, quindi li finiscono. Questo è miele lavanda. Vediamo com'è. Nice. Sono prodotti biologici. Qui abbiamo... Oh, scusate il PC. Questo è un idrolato di rosa. Infatti sto usando uno che è quasi finito. Questo pare molto comodo. Poi qua dentro c'è crema mani all'olio extravergine di oliva, rosa e karité. Thank you. Poi c'è, cos'è qua? Questo è di Kiko. Oh, me l'ha trovata perché io questa qui l'avevo. Comunque, me l'ha trovata. Questa è una matita, una eyeshadow stick di Kiko. Non voglio raccontare la storia, comunque me l'ha procurato il numero 04 di Kiko. È Cool Color Eyeshadow Stick, il 04, si chiama Cool, il colore 04, non so cosa sia. Vediamo se c'è scritto qui. Forse si chiama solo 04.
Sì, questa è una mia wish list, ho avuto una storia con questa matita. Comunque, questa è un colore talmente favoloso per chi gli piacciono i colori freddi. È un rosa, non so, portalo qua, è un rosa, guardate, è fantastico e poi è anche molto burrosa. Questa matita, se le trovate, penso che era una limited edition, questo colore, favoloso, perché è un matte, no? Non è un colore. Poi, vedete com'è? È un rosa malva, freddo. Troppo bella questa matita. Ora questa la devo centellinare perché non la fanno, era una limited edition. È bellissima questa matita, questo eyeshadow stick. Mamma mia, troppo bella, questo 04. La 04 si chiama Ancient Rose in Cool Color Eyeshadow Stick. Troppo bello. La adoro, adoro. Grazie. Mamma mia, la matita. La crema, l'idrolitina, ma chi sta meglio di me? Thank you. Ora, Roberta è quella che nel video. Roberta riceve. Ci stiamo scambiando dei pensierini. Il cuscino che avete visto di velluto, quello marrone, quello è il suo regalo. Lei lo sa, gliel'ho detto. Ok. Ora, questo video penso è finito. Bellissimo, grazie. Guarda, adoro ricevere tutte queste piccole cose. E questa crema alle mani, vediamo com'è. Ne inizierò a usare. Oh, questa è molto profumata, alle rose. Ottimo. Questo li adoro. E io li consumo subito, guarda. Sono carini, vero? Il mio genere. Vitrolitina. Allora, ora questo weekend vado a comprare la bottiglia, ci vuole la bottiglia, no? Sì, è solo acido malico e acido tartarico, ecco. Questa è una cosa molto vintage. Ok, auguro a tutti un buon weekend.